un assassino, un criminale parla, e la magistratura dovrebbe immediatamente ascoltarlo come la persona più corretta nel dire le cose più giuste e più serie, dopo che racconta che ha scopato sua moglie entrando, facendola entrare in carcere con la complicità, rimane stupefatto il magistrato Sabella, del GOM, che è il servizio penitenziario che dovrebbe controllare i detenuti, e quindi avrebbe fatto i suoi figli in carcere, con la complicità di questi poliziotti. E questo stesso personaggio che dice che Berlusconi, non sapendo cosa fare, gli ha chiesto di fare le stragi dei georgofili a Firenze, dovrebbe far aprire un'indagine secondo uno spiantato che non fa più il magistrato, che è stato anche indagato, mi dispiace perché lo ha fatto per una donna che ama, a cui voleva riservare alberghi 7 stelle, 8 stelle, 9 stelle, per mostrare che era un uomo che meritava di essere amato, ma questa è una piccola indagine su cui naturalmente noi tutti confidiamo. La verità poi spieghi che è stato fatto soltanto per amore, quindi un delitto d'amore, ma che di fronte a questo personaggio che sta in carcere da 24 anni e giustamente lamenta la sua condizione del 41 bis e chiede aiuto a Berlusconi, raccontando che l'avrebbe aiutato a sua volta, cioè un mondo, una serie di cose che sono legate al cattivo umore, al destino tragico di un poveretto che da 25 anni sta in galera, questo Ingroia, questo magistrato indagato per le stelle degli alberghi, dice Berlusconi dovrebbe essere di nuovo indagato, concorso in strage. E lo dice con un'aria seria, come di uno che ha ancora un'autorità. In un paese normale le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta, che si è già pronunciato, Firenze si è già pronunciato, all'unisono avrebbero iniziato a indagare Berlusconi, la politica lo avrebbe messo in un angolo e si sarebbe aperta una commissione d'inchiesta. E commissione d'inchiesta per concludere che cosa? Basterà un tribunale per capire che questo Graviano è un delinquente che dice cose soltanto perché non ne può più di stare in galera. Dobbiamo allora aprire l'inchiesta, ma quale sarebbe stato il vantaggio? Cioè, cadeva la Prima Repubblica, Berlusconi arrivava giusto in tempo per prendersi i voti senza fatica e allora per ottenere un risultato aveva bisogno di far mettere le bombe, ma dov'è la logica? E dobbiamo perdere soldi perché un disperato, spiantato, fidanzato con una bella ragazza come Ingroia faccia queste morali ridicole e il suo collega è rimasto in servizio nella magistratura, in attesa di essere chiamato a fare il politico, Nino Di Matteo, indaghi spendendo milioni di euro sulla trattativa Stato-mafia del 92, che ormai è lontano 25 anni, perché dopo non hanno più trovato mafia evidentemente da indagare, quindi devono risalire e vedere che Berlusconi ha chiesto a Graviano, ragazzotto di meno di 30 anni, di aiutarlo mettendo le bombe. Ma dov'è la logica? Cioè, quale sarebbe stato il vantaggio? Che Forza Italia nasceva sulle bombe delle stragi? E questo ancora parla. Dico, ha fatto l'esperienza politica, è diventato un politico, nemico politico del capitalista Berlusconi, avesse il pudore di tacere. Ma lui parla per conto di Di Matteo che tace perché spera che nell'equilibrio apparente ci sia qualcuno, e spero non sia mai il magistrato Roberti, procuratore dell'antimafia, che indaghi Berlusconi per concorso in strage. Ma la strage nel cervello ci avete. Ingroia, scopa, vivi, vai negli alberghi, non rompere il cazzo e non raccontare delle balle per allarmare l'Italia su Berlusconi, Berlusconi che ormai è morto, che sta con l'agnellino, o almeno c'hai una bella ragazza. Ma come cazzo ti viene in mente? In un paese normale la procura non avrebbe rotto i coglioni a Berlusconi, l'avrebbero liquidato politicamente, come in effetti è avvenuto. No, devono andarlo a indagare perché mentre faceva un partito, neanche cazzo sapeva chi era Graviano, andava a chiedere a uno spiantato come Graviano, che peraltro scopa in carcere, uno che dice delle cose assolutamente vere, porta la moglie in carcere, se la scopa in carcere perché non c'era altro modo che rimanersi incinta, ovviamente. E dopo che ha raccontato queste stronzate, tu sei lì che dici sulla parola di questo formidabile, straordinario mafioso che io tanto ammiro, bisogna liquidare Berlusconi e metterlo in un angolo
e aprire una commissione d'inchiesta e poi anche l'indagine in tre procure. Cioè proprio non c'avete un cazzo da fare, non c'avete un cazzo da fare, non c'avete un cazzo da fare, non c'avete un cazzo da fare. Ingoia, scopa, scopa, scopa con la mafia, non ne capisci un cazzo.